La partenza appunto di oggi vuol dire l'inizio di una nuova sfida. Apriamo un cantiere fisico, ma apriamo soprattutto un cantiere sociale, vuol dire apriamo un nuovo luogo, un nuovo spazio, soprattutto legato all'innovazione, l'innovazione nel mondo del volontariato e soprattutto occasioni, opportunità per il mondo del volontariato milanese e non solo di incontro con mondi diversi. E quindi la possibilità oggi di avviare questo percorso che ci porterà appunto nel 2021 all'apertura ufficiale della sede di Voce, ma soprattutto da lì inizierà un percorso che sarà lo sviluppo del volontariato, dell'innovazione del volontariato dentro la città di Milano.